Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. La regina Elisabetta non sta vivendo delle giornate particolarmente semplici. Qualche giorno fa è risultata positiva al Covid-19 e nonostante si sia sottoposta a ben 3 dosi di vaccino, attualmente sta combattendo contro alcuni sintomi parainfluenzali che non la fanno sentire in forma. Kate e Lady Diana. Solo qualche ora fa, una notizia divulgata da Hollywood Unlocked aveva comunicato la morte improvvisa della monarca inglese. Fortunatamente si è trattato di nient'altro che di una bufala, una fake news che ha fatto tremare però il mondo e i membri della Royal Family. Regina Elisabetta. La regina Elisabetta sta bene e per il momento deve riposarsi e rinunciare a visite pubbliche e ufficiali. Intanto, tra i corridoi di Buckingham Palace, si dice che la regina abbia qualcosa da ridire su Kate Middleton. Ecco che cosa ha dichiarato la sovrana. Kate Middleton come Lady Diana. Tra i membri più apprezzati nella Royal Family c'è senza ombra di dubbio Kate Middleton. La moglie di William, nonché duchessa di Cambridge, è una delle figure istituzionali inglesi più ben volute dai sudditi non soltanto del Regno Unito ma di tutto il mondo. Regina Elisabetta. Per la sua semplicità, il suo sorriso e la sua solarità, più volte la Middleton è stata definita come l'erede di Lady Diana e forse il mondo non si è sbagliato. La regina Elisabetta, secondo alcune indiscrezioni rilasciate dalla scrittrice esperta di reali, Kate Nicole, non ha sempre avuto una buona opinione di Kate. Come sappiamo, la Middleton non ha nobili natali però è cresciuta nello sfarzo e nel lusso più totale. I suoi genitori, ex hostess e steward di volo, hanno fondato un'azienda alla Party Pieces, che si occupa di vendere articoli per feste e decorazioni. Genitori di Kate. Con la loro idea imprenditoriale hanno svoltato e nel giro di pochissimi anni sono diventati multimiliardari. Kate e i suoi fratelli hanno quindi vissuto infanzia e adolescenza da borghesotti. Quando la futura duchessa di Cambridge conobbe il principe William, era solita trascorrere vacanze in luoghi esotici e lussuosi e anche quando si è fidanzata con il futuro erede al trono ha continuato a mantenere il suo agiato stile di vita. Duchessa di Cambridge. Da quando si è invece sposata ed è diventata mamma di 3 adorabili pargoletti, ha deciso di optare per un profilo più basso. Insomma, Kate, proprio come Lady Diana che era di buona famiglia e amante anche lei del lusso, ha dovuto con il tempo conquistare la fiducia di Sua Maestà. Oggi, la duchessa di Cambridge è sicuramente tra le preferite di Queen Elizabeth. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video. Addio.